Sì, così ha più senso. Che spavento! Ma lei arriva così senza dire Salve! nulla. Io osservo vicina. Che cos'è questa baracca? Sto costruendo una bancarella. Una bancarella! E lei i permessi per fare questa bancarella? Sì. Quindi ha ottenuto i permessi per poter edificare una bancarella nella piazza? Sì. Incredibile! Perché? Ah, niente, volevo sapere, giusto così, per curiosità. Le piace come sta venendo? E che prodotti venderà in questa bancarella? Venderò i biscotti, Wow! caramelle, Wow! tante altre cose. Che altre cose? È un segreto, poi scoprirà. Ma lei per caso i permessi li ha ottenuti dal Sì. re? Beh, a quanto pare il re. Guarda che il re è un buon gustaio, Perché? eh? No, no, così, arrivederci. No, 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 aspetta, 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 mi spieghi, quello è il problema. Re furbo questo, altro che re umile! Ma secondo me, guardi che ci saranno. Vede che ci sono altri posti liberi. Guardi che qualcun altro ha iniziato a costruirla qualcosa. Ci sarà un'altra bancarella anche lì. Devo occupare Lì. assolutamente un posto allora. Secondo me ci saranno altre bancarelle qua. È la sua bancarella questa? Sì. Interessante, però adesso è un po' fuori orario, devo ripassare tra 20 minuti. No, se vuole acquistare, può acquistare. Ah, quindi posso. Biscottini, a Qua quanto li ci. vendi i biscotti? Allora, qui c'è il libro dei prezzi, se vuole. Comunque, biscotti, una stack, 40 pepite di ferro. Non male. Peccato che si debba pagare in ferro il materiale dei voi capitalisti. Quindi non vuole comprare biscotti? Ferro, Se li vende in cambio di oro, assolutamente no. ho Posso detto. offrirle del legno, delle patate, posso No, offrirle qualsiasi cosa che non venga facciamo dalla gli terra. scambi. Proprio si Allora mi dispiace. acquistano. Allora mi Vabbè, dispiace. fa Li niente. rubero e basta, si figuri. Ok, io No, devo va continuare bene. a produrre biscotti qua. Va Prego, prego, la lascio fare allora. Ah, guardi, se bene. vuole. Giusto perché sa che io sono un po' così anti-istituzioni, anti queste cose. Laggiù, oltre la collina, c'è un gigantesco campo di grano. Se hai bisogno di grano, vada lì. Non è mio, ma le Ah! do il permesso di prendere il grano. Ok, capisco, grazie Salve! mille. Non stavo dicendo nulla di illegale, signor Emerald. Giornissimo caffettino. Salve. Salve. No, sono qui perché sto vedendo come va la mia bancarella. No, Ah, è la sua nostra bancarella. bancarella. Sì, Mi piace la nostra. nostra come. È molto La meglio. nostra, la nostra. Esatto. Vedo che ha capito cosa intendevo dire. Sì, Co la comunque, nostra, la signor nostra. Emerald, guardi che io non ho proposto nulla di illegale. Ho semplicemente suggerito qua alla signorina Victoria che se ha bisogno di grano, c'è un gigantesco campo oltre la collina. Non è mio, ma le do il permesso di prendere il grano. Deve allora per questo parlarne con me. Sono io che mi occupo di questi affari. Ah, e allora scusi, se siete già in affari voi due, signorina Victoria, vada, ha maggior ragione. È così No, che no, dite? io No, non no, posso andare io. abbiamo. Esatto, devo andare io in caso. Ho un accordo scritto con la signorina Victoria. Ah. Lei intanto sta lavorando? Ehi, è Sì, non sicura che vuole le comprare i condizioni. biscotti, il signor Tirless. Lei è sicura che le condizioni del contratto che ha firmato siano ideali per lei? Perché qua. Diciamo che non proprio, però diciamo che ne parleremo in privato di questo, ok? Signora Emerald, vuole comprare i biscotti? Buonasera, benvenuti alla bancarella dei biscotti. Acquistate i Buona. biscotti e le E le zuppe. forfait? Qui E le c'è il forfait? listino dei prezzi. Proprio qua. No, della pelle. Signorina Vic, lei che Sì. gira Della qua, cos'è che pelle stanno costruendo qui? nell'ospedale. Pelle di Io mucca. purtroppo non lo Già lo so, ma so. credo sia un'altra bancarella. Come tutta, c'è cioè, dove sta? Ma la faccia Sì, della bancarella è dovevo enorme. comprarla. Esatto. Sarà, Cioè, pensi. credo. Al povero Pensa che tizio sono 20 che abita lì in quel buco, alle. avrà tutto Quattro nascosto? mesi. È vero. Più che altro sono arrivata poco Qualcosa che fa sta alla ed era già chiave, in guarda in casa costruzione, quindi non so. nostra. Benvenuto alla bancarella, vuole acquistare un po' di biscotti o un po' di zuppa? Oh, I ma prezzi sono che qui. pure. Ah, prenderò i biscotti, ma devo, dato che ho lasciato il portafoglio a casa, devo andare a prendere un secondo la valuta e poi Va potrò bene. effettivamente. Ok? Va bene, allora glieli Arrivo. preparo. Una stack di biscotti, dobbiamo prenderla subito. C'è la pr nostra prima vendita, in realtà. Signor Povero Franzo, buonasera, cazzo. benvenuto alla Salve, bancarella dei buonasera, biscotti e delle come serve? zuppe. Può acquistare i buonissimi e integralissimi e veganissimi biscotti, fatti ovviamente da me, a 40 pepite, per stack, oppure tre zuppe gustosissime e super 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 nutrienti a 30 pepite d'oro. Acquisti, la prego. Arrivo subito, vado a prendere il cash. Va bene. Comunque entri a dare un'occhiata, guardi che meraviglia. Ma parla pa zuppe e biscotti. Sì, al momento sì. Cazzo. Oggi, che è il primo giorno, iniziamo con zuppe e biscotti. Ti scusi, non è che sono avvelenati?
No, 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 è che è tutto a tema spooky, quindi un po' spaventoso, sa. Allora, che... dato che i suoi biscotti li ho già assaggiati, prenderei tre zuppe di funghi, per cortesia. Va bene, assolutamente. Uno, due e tre. Fanno 30 pepite d'oro. Sono 50. E 50, mi scusi. Sì. Allora, i prezzi uno, sono nuovi. Due, tre... 4 1 hour later 49 e 50. Allora, eccole qua, signorita, e plop, 40 giuste. Perfetto, tenga i biscotti. Oh, che meraviglia. Muchissimo sgrazie, signorita Vicky. Ma grazie a voi di aver acquistato. Guai. Perfetto. Muchissimo sgrazie. Parlerò bene della sua azienda, della sua bancarella per i biscotti. Sono molto molto, molto buono. Aspetta, dato che non ho proprio veramente un gran buco allo stomaco, potrebbe aiutarmi a riguardo? Certo. Bam. Ancora un pochettito, perché non sono proprio ancora un pochino, perché ecco. Ok, adesso sì, ha fame adesso. Adesso sì, adesso effettivamente come tiro le pacche sulle spalle io. Grazie, maestro, perfetto. Mi dica cosa c'è che non va con i prezzi, perché io ho fatto pensavo io. Secondo me i prezzi sono un po' bassini, cioè alla fine si potrebbe dare uno stack di pepite per uno stack di biscotti, una pepita a biscotto. Mm-hmm. Alla fine i biscotti sono abbastanza grandi, sono fatti bene, si vede che sono fatti con le sue manine con tanto amore. Sono di qualità comunque, sono certificati, certo. Sono di qualità, la materia prima è ottima e poi c'è... È bellissimo questo posto, quindi anche il posto di cui bisogna far pagare. Mm-hmm. Io le dico che il signor Re mi ha dato il permesso di vendere anche altre cose all'interno di questa bancarella. Però il nostro contratto, il re, cose che riguardano Halloween, quindi cose un attimo più particolari. Guardi, però il nostro contratto può vedere tutto. Però il contratto dice che noi dovremmo dividere i guadagni solo dei biscotti, zuppe e torte al massimo. Però appunto c'è scritto che deve notificarmi e dobbiamo cambiare casomai il contratto, perché qualsiasi tipo di vendita deve passare appunto tramite me. Sì, infatti io ho messo solo quello su cui siamo d'accordo noi intanto. Sì, certo. Allora, posso fare una cosa? Lei può produrre già casomai dei sample, diciamo, per i nuovi prodotti, me li farà assaggiare, valutiamo la qualità e naturalmente aggiorniamo il contratto di conseguenza senza problemi. Ok. Io ecco una notizia. Oh mio Dio! Cittadini del regno, cittadini del regno. Una nuova notizia da parte del re. Cittadini del regno. Oh mio Dio, signor Giancom. Io sono il messaggero del re. Scusi, ma le capre sono demoniache? Ma lei per caso è un demone? Io sono il messaggero del re e do una notizia per tutti i cittadini di Pandora. Ok, la sto ascoltando. Sono state avvistate delle nuove entità, creature all'interno del regno, sono state scoperte dal re stesso, si tratta delle rane. Ah! Se le avvistate sono molto pericolose, ma soprattutto raffinate, ma soprattutto costose, ma soprattutto rare. Aha, wow! Questa è la notizia. Molto interessante la notizia. Vada a dirla anche agli altri cittadini. Arrivederci! Ma io devo lavorare. Io devo stare alla mia bancarella. Perché devo fare il messaggero di una capra?